Buonasera, ben ritrovati all'ottava puntata di questa seconda edizione del Dopo Partita, dedicato quest'anno non solo al calcio e alla pallacanestro, ma anche ad altri sport nella fascia centrale della trasmissione. Quest'oggi avremo un ospite straordinaria proprio dopo una grandissima atleta che ha fatto anche un'Olimpiade ed essendo molto giovane. Non diciamo di più, lo diremo dopo. Con noi Gigi Ravaglia, da solo, perché avevamo invitato sia un calciatore che un allenatore. Dovevamo essere in due, ma la neve non ci ha permesso di avere nessuno oggi. Tutti bloccati in autostrada. E allora andiamo a vedere cosa è accaduto nel campionato di Serie D, girone D, in questa 14ª giornata assolutamente interessante, dove un derby strepitoso si è svolto a Imola e ha visto l'Imolese vincere per 5-2 contro il Rimini. Le altre gare: Collizzana-Fiorenzuola con la capolista che vince in trasferta in Toscana 2-1, Imolese-Rimini 5-2, Lentigione-Pianese non va oltre lo 0-0 il Lentigione, derby assolutamente difficile fra due che stanno lottando nei bassi fondi, Mezzolara 1, Correggese 2, Romagna-Centro che cade con un Sansepolcro che io ho visto giocare e anche assolutamente bene, mi sorprende questo risultato perché Romagna al centro aveva subito fino a ieri solo 10 reti, ne ha prese ben 4 solo ieri, 4-0 per il Sansepolcro. Derby Romagnolo-Emiliano fra San Maurese che torna alla vittoria con il Sasso Marconi 2-0, continua la crisi del Forlì, sconfitta nel campo del San Giovannese 1-0. Cade anche il Montevarchi nel campo della Trestina 1-0, Tutto Cuoia, Villa Biagio 0-0 e Vigor Carpaneto Castelvetro 2-2. La nuova classifica dopo 14 giornate: Fiorenzuola 33 punti, Villa Biagio 31, Rimini 30, Imolese 26, San Giovannese 24, Aquila Montevarchi 23, Lentigione 22, Romagna Centro 21, Forlì 19. Via via tutte le altre in zona calda. Ci sono la San Maurese a 14 punti e proprio in zona pienamente retrocessione due emiliane, la Correggese e Mezzolara solo con 10 punti. Che gara è stata? Lo andiamo a chiedere subito perché ha seguito Imolese e Rimini il derby, lo chiediamo a Gigi Ravaglia. Beh, con l'autogol di Torta dopo 30 secondi era iniziata nel peggiore dei modi, ma ieri l'Imolese era una squadra che voleva vincere, che voleva dimostrare tutto il suo potenziale e l'ha fatto proprio a suon di gol, a suon di belle giocate. Praticamente sono arrivati i tre gol del capitano, che si porta a casa un altro pallone per la sua collezione, poi due le ha realizzate anche Torta, cinque gol, possiamo dire sette gol realizzati dall'Imolese, perché anche il secondo del Forlì è un autogol dell'Imolese. Del Rimini è un autogol dell'Imolese, pertanto è una gran partita, un gran derby con un gran pubblico che è arrivato anche da Rimini. Tutto bene, bisogna soltanto confermare queste potenzialità, bisogna confermarle a suon di risultati e non soltanto così, come è successo appunto ieri. Che Rimini hai visto? Già da diverse puntate, siamo all'ottava di questa trasmissione, che dici ma in Rimini non Rimini penso che possa arrivare in fondo. È un buon Rimini, è un Rimini che, non dimentichiamo, ieri in testa alla classifica, ha un buon potenziale offensivo, ma ha anche pagato dazio nella fase difensiva. A 5 gol non sono pochi. 5 gol non sono pochi, però oltre i 5 gol l'Imolese poteva farne altrettanti tranquillamente. Ecco, pertanto lì ci sono sbavature che vanno eliminate, lì ci sono pecche che vanno magari con il girone di ritorno, con il calciomercato, che vanno eventualmente cancellato. Fra l'altro il Rimini ha il miglior attacco del campionato, finora 29 gol subiti, ma una delle peggiori difese, è l'undicesima, dodicesima difesa del campionato, 19 reti subite, sono tantissime considerando le 7 del Fiorenzuola, le 12 del Lentigione, 14 del Romagna Centro, 11 della Pianese, anche la Pianese che è a metà classifica, la San Maurese ha subito solo 12 reti, quindi ci sono situazioni strane. Il direttore sportivo del Rimini già la settimana scorsa, in tempi non sospetti, aveva detto dovremmo mettere mano eventualmente a questa situazione, dovremmo potenziare soprattutto la difesa, stiamo prendendo troppi gol, poi con i 5 gol di Imola
faranno eventualmente pensare ancora di più la squadra rivierasca. Andiamo a sentire nel dopo partita che cosa ha detto al microfono di Gigi Ravaglia l'allenatore dell'Imolese Massimo Gadda, che sentirete, poi ne parleremo, parla anche di tratti di gioco da categoria superiore. Pronti via, un gol un po' così, poi grande reazione dell'Imolese. Sì, abbiamo preso un gol strano, probabilmente anche dovuto magari a una disattenzione. Chiaro che per noi è stato un episodio e poteva diventare un episodio pesante, che venivamo dalla sconfitta di Fiorenzuola e prendere gol subito contro una squadra come il Rimini poteva essere una cosa pesante. Invece i ragazzi hanno reagito bene senza perdere la testa e credo alla fine è venuta fuori una partita molto bella e una vittoria alla fine credo meritata. Continuità, parola d'ordine ormai. Sì, ma quando si vuol fare dei campionati da protagonisti ci vuole continuità. Adesso è quella che noi in questa prima parte di campionato abbiamo fatto fatica a volte a trovare, però ripeto, il campionato è lungo e io l'ho sempre detto, questa squadra non è ancora a posto, sta lavorando per diventare una squadra forte, lo può diventare col tempo. Oggi è chiaro che è una vittoria importante che ci dà convinzione, ci dà morale. Abbiamo gestito bene la settimana dopo Fiorenzuola, l'ha gestita bene la società con molta tranquillità, l'abbiamo gestita bene noi e oggi abbiamo raccolto comunque i frutti del lavoro settimanale contro una squadra forte come il Rimini. Si è visto anche bel gioco, oltre diciamo, alla qualità dei gol. Sì, ma io ho detto anche prima, per me la partita al di là del risultato è stata una partita alla fine equilibrata, anche il Rimini secondo me ha fatto una buona partita, poi a volte gli episodi te la cambiano nel bene e nel male. Noi abbiamo fatto oggi 5 gol contro questa squadra, ne potevamo fare anche di più, però c'è stata qualche frangente, qualche situazione che la partita poteva cambiare, come il gol annullato per fuorigioco, oppure se la riaprivano prima, quindi per me alla fine è stata una partita in equilibrio, bella, credo anche per qualità di certe giocate anche da categoria superiore, sia da parte dei miei ragazzi ma anche dei giocatori del Rimini che, ripeto, anche oggi hanno dimostrato di essere una buonissima squadra. Riaprire un'altra serie utile. Sì, adesso l'obiettivo è quello, adesso ci aspetta la partita Sassomarconi, sarà una partita come sempre difficile, è normale, se vogliamo risalire, andare avanti, stare con le prime, dobbiamo dare continuità di gioco e di risultati, e quindi questo lo sappiamo. In questa giornata, l'ho commentato prima, Gigi, derby, Mezzolara, Correggese 1-2. Correggese in ripresa o sarà dura? È stato un bel brodino per loro, perdere a Mezzolara voleva dire rimanere laggiù in fondo alla classifica da soli e staccati piuttosto, con un distacco piuttosto importante. Questa è stata una vittoria importante per loro, rientrano in gioco, se la giocheranno tutta, il potenziale c'è, però il potenziale va confermato sul campo. Sperando di averli ospiti in una delle prossime, dei prossimi lunedì, non sarà probabilmente lunedì prossimo, ma quello dopo vediamo, il Forlì non si sta ritrovando, cosa accade secondo te? Molti parlavano di ultima spiaggia, probabilmente l'ultima spiaggia ormai per quello che riguarda l'alta classifica magari può rientrare, per quello che riguarda la vittoria finale penso proprio che non ci sia più possibilità. Lontanissimo, 19-33, sono tanti punti e ci sono anche tante squadre in mezzo, sono 14 punti. Eh sì, anche perché sono tante le squadre davanti. Ecco, di positivo, come ho detto, l'Imolese si è trovato sotto di un gol, un autogol dopo un minuto. Dopo un quarto d'ora si è rotto Garic, un problema muscolare e aspettiamo appunto di sapere qual è l'entità dell'infortunio, ma è un infortunio importante. Soltanto una squadra che ha grandi mezzi, soltanto una squadra che ci crede, poteva recuperare da una situazione appunto analoga. Poteva essere veramente una mazzata e la risposta che ha dato l'Imolese ieri è una risposta da grande squadra, da grande potenziale, però lo ripeto ancora, in una giornata dove tutto è andato bene, dove hai realizzato praticamente 5 gol alla squadra che stava andando per la maggiore in testa della classifica, è una squadra che ha grandi potenzialità. In salute, Rimini, Imolese, sì, appunto, era una squadra in salute, veniva da grandi risultati. Quest'Imolese è una squadra che ha grandi potenzialità, deve dimostrare però, un organico che ha grandi potenzialità, deve dimostrare di essere squadra. E subito la prossima partita
dovrà confermare quanto di buono ha fatto appunto ieri e quanto di buono sulla carta ci sta, però non basta fare una grande partita e poi dopo magari andare a perdere una partita che sulla carta è facile. Adesso parleremo anche della prossima gara, però ti chiedo, grande organico, ma mi risulta che il direttore sportivo Ghinassi si sia già mosso sabato sulle ceneri del Modena Calcio di Lega sì, Pro. Di Molese è stata molto brava, non si sapeva ancora quanto sarebbero stati svincolati i giocatori del Modena, come fare, probabilmente ha avuto le indicazioni giuste dal mister. Limolese si è già assicurato un portiere di 31 anni che sulla carta è un crack per la categoria, è un buonissimo portiere che viene dalla categoria superiore, e si è già assicurato un centrocampista del Modena, non ancora presentato ufficialmente, ma dal Modena arriverà un centrocampista titolare del Modena che potrà dare grandi stimoli e grande qualità e quantità a questa squadra. È un playmaker davanti alla difesa, però aspettiamo l'annuncio ufficiale. Tornando sulla classifica, tu hai sempre detto, come anche altri ospiti di questo programma, che il Villabiaggio viaggia sulle ali dell'entusiasmo da neopromossa, chiaro che ha un potenziale ma è un piccolo paesino, che il Rimini forse non ha la squadra per andare su direttamente, quindi a questo punto la sfida cos'è? Imolese-Fiorenzuola? Mi auguro che sì, Molese. Visto che l'Entigione è più in basso, la Correggese si è persa. Io se non salta dico, fuori la San Giovannese o l'Aquila Montevarchi. Il Fiorenzuola mi ha stupito, nel senso che ha giocato di squadra, ha giocato bene di squadra, al di là dei 4 gol rifilati a Limolese, ha impressionato. Poi l'Entigione sulla carta era come Limolese, l'Entigione sulla carta era data senz'altro per favorita, doveva essere uno scontro a due Imola Lentigione, e invece mi auguro che sia Fiorenzuola Imolese. Il Lentigione è indietro, il Forlì ormai non ci credo più di tanto, il Rimini rimane tra le papabili, però ha qualcosa in meno dell'Imolese, adesso come adesso. Qualche riminese potrebbe dire, ma va bene così, l'anno scorso era Rovigo Imolese ed è passato in Ravenna, no? Quest'anno è Fiorenzuola Imolese che non salti fuori il Rimini, no? Infatti, potrebbe succedere. Andiamo a vedere il prossimo turno, domenica 19 novembre, Castelvetro Imolese, Castelvetro che ha 15 punti proprio ai margini dei play-out, Correggese, Aquila Montevarchi, vediamo se è finita la malattia della Correggese, Fiorenzuola, Romagna Centro. E questa è interessante perché mi ha sorpreso veramente che la squadra di Cesena abbia perso 4-0 in casa col Sassepolcro, squadra temibile ma non così eccessivamente forte in attacco, aver fatto 4 gol, il Sansepolcro ne aveva segnati soltanto 15 prima di questa giornata, mi è sembrato un po' strano. Poi abbiamo Forlì, Lentigione, e per entrambi è veramente l'ultima chiamata alle armi, perché sono tutte e due squadre che puntavano in alto e si ritrovano lì in metà, poco più di metà classifica. Pianese Mezzolara, zona bassa della classifica, Rimini, Trestina, con poi San Giovannese San Maurese, altra gara interessante, Sasso Marconi Collegiana, Villa Biagio Vigor Carpaneto e Sansepolcro tutto cuoio. Potrebbe essere veramente interessante capire Forlì Lentigione e cosa succede a Fiorenzuola. Sì, tifiamo innanzitutto per i giovani del Romagna Centro che hanno dimostrato, tolto ieri, di valere tanto, di avere tanta corsa, tanto entusiasmo, tanta energia, e magari la mettono tutto sul campo della capolista. Poi aspettiamo il risultato di Forlì per vedere se è l'ultima spiaggia per i romagnoli oppure se il Lentigione comincia a pagare dazio pure lui. Senti, mentre stiamo parlando, vado assolutamente fuori argomento, noi non lo stiamo vedendo ma sta giocando la nazionale di calcio, anzi sta finendo ormai il primo tempo, manca poco, la tua impressione, non sappiamo cosa succede. Tifiamo Italia con tutto noi stessi, però si è messa mica tanto bene, nel senso che si poteva fare senz'altro di più, di meglio, avere un po' più di coraggio. E speriamo che questa rivoluzione del mister all'ultimo momento paghi, perché io, tanto per dire, non avrei rivoluzionato la squadra, mi sarei affidato agli esperti del centrocampo e della difesa, sperando che l'attacco possa dare qualcosa di più.
Io ringrazio Gigi Ravaglia che rimane qui con noi anche per la seconda e la terza parte quest'oggi, perché abbiamo rivoluzionato un pochettino tutta la trasmissione in corsa per via del maltempo. Come avete visto non c'era nessuno in questa prima parte del calcio, doveva venire sia un calciatore che un allenatore, ma il maltempo ci ha impedito di averli in ospiti. C'è invece uno dei due ospiti per questa seconda parte, una splendida ragazza, quindi non andate via, salutiamo il calcio a lunedì prossimo, ma entriamo nel mondo della piscina, andiamo a nuoto. E dopo il calcio ci facciamo una bella nuotata, perché con noi nella seconda parte del dopo partita Alessia Polieri, ben arrivata. Salve, buongiorno a tutti. Gigi, bell'ospite, eh? Bell'ospite, è finito adesso, durante la sigla di fare i complimenti, ma non li fa neanche diretta. Ma abbracciata, anche perché la mia bimba, l'ho seguita da quando era piccolina questa, eh? È stata premiata con Rotary Sport quanti anni fa? Parecchi anni fa. Parecchi, ma lì è ancora giovanissima, ancora... appena poco più di 20 anni, possiamo dire in televisione che è poco più di 20 anni? Sì. 23. Sì, può dire. Non sta bene dire l'età delle ragazze, quindi è sempre un rischio. Ma quando sono giovani, eh? E siamo orfani di Fabio Scozzoli. Doveva venire anche Fabio Scozzoli, però non è stata una bellissima giornata di sole. No, oggi. Beh, diciamo che splendendo, però di bianco, quindi è tutto innevato, bene così. Senti, parliamo subito di questo fine settimana positivo, no? Sì, sicuramente. Stiamo parlando di nuoto per i telespettatori che non hanno letto la pelle. Esatto. No, delle belle gare a Genova, al Trofeo Nico Sapio. E io comunque venivo da un infortunio a agosto che mi ha toccato particolarmente. 3 settimane sono stata ferma proprio senza camminare. E la ripresa è stata dura, però di queste gare sono rimasta abbastanza contenta. Quindi tra 3 settimane abbiamo i campionati italiani e quello è l'obiettivo, poi dopo vediamo, perché io sono scaramantica, quindi non si dice. Ricordiamo, è stato un incidente in motorino. Quindi non un incidente sportivo, ma un incidente stradale. È anche un po' sfortunato, fra l'altro. Comunque, sabato ho visto la tua gara, ti hanno fatto complimenti incredibili tutti. No, sono stata contenta. Cioè, il 200 Delfino, che comunque è la mia gara ormai da parecchi anni, che sento proprio mia, e non la disputavo da aprile, perché per una cosa o per l'altra sono stata anche ammalata a giugno, quindi poi ho avuto appunto l'incidente e dopo fino appunto a sabato scorso non l'avevo più notati, e sicuramente dopo 4-5 mesi riprendere confidenza è fatica, però è andata bene. Bene anche Fabio, dobbiamo dire. Sì, l'aspettavamo Fabio, appunto per fargli complimenti. Esatto, si è sentato a causa neve, quindi è giustificato. Sì, comunque doppia vittoria per Fabio, doppia 50 vittoria. E 100. 50 e 100. L'abbiamo ritrovato anche lui. Eh sì. E il Limola Nuoto è un po' una piccola regina, Gigi. Te lo chiedo con te, poi sentiamo anche Alessia del Nuoto Italiano. Sì, cioè è una bella realtà, con tanti giovani, tante promesse e anche tanti allenatori che ci invidiano da altre parti, vero? Assolutamente, noi siamo una piccola squadra, però grazie al nostro presidente, agli allenatori, c'è tanta passione, tanta costanza che comunque a lungo andare viene premiata. Manca soltanto magari quella piscina grande che vi possa permettere di allenare. Ormai siamo nel 2017, quindi sono 13 anni che aspettiamo la promessa. Noi sì, chiaramente a noi la Vascalunga farebbe molto comodo, nel senso che è tutta un'altra vita, cioè quasi un altro sport. 3 volte a settimana noi andiamo a Ravenna e questo, insomma, avendola magari qui a Imola sarebbe agevolata, perché comunque il viaggio è 3/4 d'ora andata, 3/4 d'ora di ritorno, 3 volte a settimana, si fa pesante. Ecco, per chi magari non segue bene il nuoto, soprattutto la preparazione, quante ore fate in vasca, non vasca, pesi, pesetti? E allora, intanto sono 10 allenamenti di nuoto a settimana, più o meno 2 ore... Settimana in 7 giorni. Esatto, infatti si fa lunedì e martedì doppio, mercoledì singolo, giovedì e venerdì doppio e sabato singolo, solo di acqua, più 3 sedute di palestra il pomeriggio di solito,
quindi più o meno in acqua 2 ore d'allenamento, mentre in palestra 1 ora e un quarto, 1 ora e mezza. Insomma. E i filarini si lamentano. Filarini tradotto, mi sembra di dover tradurre le canzoni di Francesco Guccini, dove invece traduco soltanto le parole di Gigi Ravaglia, sarebbero i fidanzati. Non fidanzati, gli spasimanti. Non ha fidanzato, al momento non ha fidanzato ufficiale, Alessio. Almeno mi ha confidato, vero Alessio? Lo mettiamo in sovrapposizione, però... il numero di telefono di Alessio. Sì. Però ha più seguito della... Tanti fans. Della regina italiana di nuoto. Questo lo dice Gigi? Lo dico io? Più di Federica Pellegrini. Federica Pellegrini è sempre nel gossip. Non si può dire. Tu ti nascondi bene. Beh, chiaramente adesso essere paragonata a Federica Pellegrini sarebbe un onore, quindi non mi permetterei mai. Ritorniamo alla serie. Torniamo a parlare di nuoto. Allora, intanto guardavo il tuo curriculum straordinario, tante vittorie, campionati italiani, tante partecipazioni. E ora l'obiettivo, hai detto sei scaramantica, qual è però? Un po' di obiettivo ci deve essere. No, ormai sia i giornalisti di Imola che, che tutti sanno che sono molto scaramantica. Quindi l'obiettivo adesso si fa passo per passo, quindi saranno tra 3 settimane i campionati italiani assoluti a Riccione, in vasca corta, che saranno di qualificazione per un'altra competizione che non si dice. Però lì bisogna fare il tempo per entrare in quest'altra competizione che sono gli europei, le dico io. Esatto. Ti senti preparata? A parte gli infortuni, gli incidenti? No, sicuramente rispetto ad fine agosto, quando ho iniziato a nuotare, che nuotavo proprio poco, perché sia la gamba mi faceva ancora male, le ferite erano ancora aperte. Adesso sto rientrando in quasi forma, quindi vedremo. Abbiamo anche qualche immagine. Sì, sta girando qualche immagine, adesso non riesco a identificare di quale gara direi possa essere. Direi che siano i campionati dell'anno scorso, gli europei. Sì, sì. Vediamo un po', qui eri prima. Sì, è quando avevo fatto il tempo per le Olimpiadi. Sì, sì. Ecco, raccontaci un po' delle Olimpiadi. Innanzitutto, quando è arrivata la bella notizia, hai sentito boom, 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 rappresento l'Italia. Beh, sono delle belle immagini. Sono dei bei ricordi. Difficile tirar fuori qualcosa da lei, No, era stato un avvicinamento particolare perché comunque c'erano stati i campionati italiani che avevo fatto dei tempi discreti, ma per l'allenamento che avevo fatto e tutto non si avvicinavano minimamente a quello che sapevamo che potevo fare. Infatti dopo un mese appunto ai campionati europei ho staccato il passo olimpico. È arrivato il tempone. Notevole tempo, devo dire. Sì. Giusto per ricordare qualcosa, nel 2012 vince un bronzo sui 200 metri farfalla agli europei in vasca corta, nel 2015 vince la medaglia di bronzo in Israele ai campionati europei in vasca corta, si stanno sbagliando, esatto. No? Nel 2016 vince 2 argenti ai campionati italiani sui 200 farfalla e nella staffetta 4% mista, agli europei di Londra è quinta in finale nei 200 metri farfalla, nel 2016 partecipa ai giochi olimpici di Rio de Janeiro sui 200 metri farfalla. Fra l'altro leggo anche su Wikipedia che il 19 settembre ti sei anche laureata in economia e commercio, esatto. Quindi non sei stata ad aspettare. Sì, mi sono laureata, vabbè, chiaramente un anno in ritardo, però sei stata brava, dai. No, era una cosa che volevo fare, che insomma era da fare secondo me, e quindi ho cominciato appunto subito nel 2013 dopo la maturità. E chiaramente ci sono state sessioni particolarmente dure e altre che non ero fisicamente presente in Italia, quindi alcuni esami sono saltati appunto proprio per quello. La laurea è stato un bel traguardo, cioè una bella emozione, quindi ovviamente più la non laurea, paragonabile. Più la laurea o le Olimpiadi? No, l'Olimpiade rimarrà l'Olimpiade, però anche la laurea è stata una grandissima emozione. Però l'Olimpiadi era la prima, hai 23 anni, hai uno spazio, sì, per farne almeno tra anche l'altro 3. Era un'Olimpiade veramente cercatissima perché Londra avevo subito un infortunio in gara e è stata dura, diciamo, una mancata Olimpiade così. Però è arrivata a Rio con un gran tempone, un gran entusiasmo e quindi va bene. 10 allenamenti a settimana, la laurea, ma quanto tempo libero avete?
Ma il tempo libero in realtà adesso che non studio, appunto, Un po' di più, ma prima zero. ci si riposa e basta. Diciamo che sì, sono ritmi abbastanza serrati. La mattina dalle 7 alle 9, 7, 9 e mezza più o meno, e poi a pranzo, dopo si ritorna in vasca sulle 2 con la palestra e poi dopo nuoto dalle 3 e un quarto, 5 e un quarto. Non voglio andare nel gossip, però la domanda la devo fare naturalmente. Com'è l'ambiente fra voi nuotatori e nuotatrici? Perché ogni tanto escono queste notizie non ben controllate di attriti, di litigi fra maschi, fra femmine, anche a volte Allenatori. allenatori. Insomma, succede un po' di tutto nel vostro ambiente. Ma Anche flirt, lo dobbiamo dire, ci certo. sono. No, beh, alla fine cioè, la squadra dopo un po' diventa la tua famiglia, sono persone che vedi sempre, tutti i giorni, e con cui condividi tanti allenamenti, tante arrabbiature, tante soddisfazioni, quindi bello e brutto che Sono più sia. le ore che fai con la squadra che alla famiglia ormai. Sì, quasi ormai Eh sì. sì, con l'allenatore ormai è il mio secondo babbo, insomma, quindi è una persona con cui condividi tanto e anche comunque i compagni di squadra sono fondamentali nell'allenamento e per il supporto, insomma. Le motivazioni, come si trovano le motivazioni? Deve piacere, Anche perché è la fare tante ore in acqua, passione. avanti e indietro, Sì, cioè, avanti e chiaramente indietro. ci sono sempre le solite domande, ma non ti stanchi andare avanti e indietro, guardare sempre le mattonelle? Cioè, in realtà io le mattonelle non le vedo neanche, ormai, boh, non è la vita, cioè, è una parte della mia vita, quindi io so che quando mi sveglio devo andare ad allenamento in piscina, cioè, per me è normale, come magari per i calciatori calciare un pallone tutto il giorno, noi andiamo avanti e indietro Sembra in di. acqua. Però con l'energia giusta, non con la sorta di sacrificio, cioè lo vedi proprio No, come chiaro, certo, un divertimento perché ancora. se deve diventare una sofferenza è inutile. Tutte le cose vanno fatte con passione, secondo me, e con voglia di fare e non deve essere assolutamente un obbligo, ma sia per noi magari un po' più grandi che soprattutto per i piccoli, perché i bimbi che magari vengono costretti dai genitori, quando un bimbo è costretto, sia sport che scuola che sia, non è funzionale, insomma, Ti quindi. porto due esempi, quello naturalmente agli occhi di tutti di Federica Pellegrini, no? Con la caduta e la straordinaria rinascita, e quello di Tania Cagnotto, di cui ho sentito, non è proprio nuoto, però vi avvicina il fatto dei tuffi, di cui ho sentito parte dell'intervista ieri sera da Fazio, dove oggi è incinta, però non disdegna, non ha detto nulla, però si leggeva nei suoi occhi la volontà di pensare nuovamente alle Olimpiadi e lei ha veramente ottenuto, come Federica, risultati straordinari. Allora, sono esempi positivi che segui costantemente, visto che hai avuto anche un infortunio stradale, o sono casi unici quelli di Pellegrini e Cagnotto? Beh, sicuramente sono due personaggi sportivi da seguire, perché Federica io credo che sia una delle più forti atlete di tutti i tempi e la passione che lei ci mette e nonostante tutto il seguito che ha e tutte le pressioni che deve sostenere ogni giorno, sia in allenamento che fuori dalla vasca, con tutti i fan, comunque con tutte le persone che tengono a lei, che si aspettano da lei qualcosa, è quello soprattutto che pesa ad un atleta. E Tania Cagnotto assolutamente nei tuffi credo sia una seconda Federica Pellegrini del nuoto, insomma. E Tania Cagnotto, tra l'altro, è mia collega, nel senso il gruppo sportivo Fiamme Gialle, quindi la conosco. È una grandissima atleta e io credo che loro siano veramente due talenti, quindi un talento del genere, anche se ogni tanto chiaramente sorge magari l'idea di smettere o comunque cioè, di abbandonare, però è talmente tanta la passione che appunto io credo che Tania, nonostante magari si possa fermare un anno per quel che è per È la maternità, la ma forse maternità, potrebbe a ma certi livelli può ritornare. sì, a certi livelli, come ha fatto Phelps poi. Phelps ovviamente Sì. stiamo parlando di un fuoriclasse,
Ma io credo che anche Tania sia veramente fortissima, quindi poi lo diciamo, il sacrificio non è solo nell'allenamento in acqua, è anche nell'allenamento a tavola. Allora, io conosco, penso, il tuo alimentarista, quello che ti dà, quello magari che devi mangiare, non mangiare, il mio amico Sandro. Sì, beh, chiaramente. Come si fa a stare in regola sempre anche a tavola? È dura, cioè... Tu sei una buona forchetta? Bisogna controllarsi, è chiaro che anche lì, come ogni sacrificio, come per dire, i tuoi amici ti dicono andiamo fuori sabato sera, andiamo a mangiare la pizza, no, e domani. Anche da quel punto di vista lì bisogna stare sempre molto attenti e molto rigidi. È una sorta di sacrificio in tutto. Ecco perché non sono diventato un campione. Però è molto interessante ascoltare Alessia Poglieri che ci racconta questa sua grande passione, e io guardandola negli occhi stavo anche pensando che adesso sei qui a parlare con noi due, davanti naturalmente alle telecamere, quindi al pubblico che ci segue da casa, ma secondo me stavi già pensando di quando è che finisce, che vado in piscina. Infatti a mezzogiorno mi ha detto... Avevo un appuntamento, poi sono venuto qua. Sì, perché poi dopo siamo registrati un altro, in questo momento, dopo... è sempre lunedì, sempre. Sta nevicando fuori, poi, ma siamo registrati. Poi, causa allenamento. Devo perché... scappare veloce, devo scappare, perché? Che inizia no, sì, no, perché in realtà anche comunque come tempistiche per mangiare, anche tra virgolette sgarrare di quella mezz'oretta in più, mezz'oretta in meno, in allenamento si sente, perché... la digestione, i tempi, insomma. Oggi ci hai fatto venire solo per te, ricordalo, eh? Con questa bellissima neve che ci accompagna. Però c'ha un sorriso che la perdoniamo. Noi la perdoniamo, la ringraziamo, ci dispiace. Perdoniamo anche Scozzoli. Non aver avuto Fabietto. Fabio Scozzoli, magari riusciamo una a recuperare. A questo punto dopo Natale, con la neve è già arrivata, e magari tornate insieme con qualche notizia ulteriore, perché l'appuntamento, lo ricordiamo, è il... L'1 e il 2 dicembre a Riccione. Ecco, quindi... Se non è dopo Natale, prima o dopo, sappiamo un po' qual è l'obiettivo successivo, no? Perché sì. Ci ha detto dopo dicembre decidiamo qual è la prossima tappa. E quindi avremo piacere di parlare ancora con Alessia Poglieri e con Fabio Scozzoli. Gigi rimane perché continuiamo con il dopo partita. E concludiamo la nostra puntata del dopo partita con la pallacanestro, dopo la splendida Alessia Poglieri, con Gigi Ravaglia e con noi Sofia Conti. Buonasera. Buonasera Sofia, che è la responsabile dell'ufficio comunicazione e pubblica relazioni. Ci abbiamo guadagnato dal capitano Sofia. Fra l'altro doveva venire, lo possiamo dire? Sì, 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 doveva venire Patrizio Prat, ma visto il maltempo è bloccato in autostrada. E ci hai fatto il favore di venire tu. Il maltempo ha scombussolato un po' tutti i programmi. Allora, andiamo invece a vedere quello che è accaduto in questa settima giornata del campionato di pallacanestro Serie A2. Con l'aiuto della grafica vediamo i risultati. Andrea Costa Imola, giocata venerdì sera al Pallacattani di Faenza contro Bologna 75-76, Bergamo Roseto 82-64, Verona Udine 61-77, Forlì batte nel derby, eccoli qua il quadro completo dei risultati, batte Ravenna nel derby 77-73, Iesi Montegranaro 71-76, Piacenza Mantova 68-66, Ferrara Orzi Nuovi 86-79 e Trieste Treviso 91-83. Marcia solitaria 7 su 7 per Trieste, che ha punteggio pieno a 14 punti. A seguire Montegranaro e Bologna 12, Udine e Iesi 10, Forlì a 8. Poi c'è un gruppone a 6, Verona, Piacenza, Treviso, Ferrara, Mantova e Ravenna. Due squadre a 4 sono l'Andrea Costa, Imola e Bergamo. Orzi Nuovi a 2 e Roseto a quota 0. Prima di sentire Sofia, vorrei sentire Gigi, che era al Pallacattani di Faenza venerdì sera per il derby, un derby particolare. È stato diciamo un gran questo derby, termine. Combattuto, emozionante, è soltanto il risultato finale ha lasciato un po' così, anche perché per tre quarti la Fortitudo ha comandato e ha meritato il vantaggio. Nell'ultimo quarto c'è stata solo l'Andrea Costa. Però è mancato, come dirà magari tra qualche attimo nell'intervista, il coach,
è mancato quel grido finale che tutti quanti speravamo di cacciare fuori proprio per la contentezza. A Sofia infatti volevo chiedere appunto questo, a una manciata di secondi il derby era vinto, poi palla in mano, due liberi, ne è andato dentro solo uno, l'ultimo tentativo non è entrato con l'americano che non l'ha messa dentro e all'ultimissimo secondo è arrivato il tiro da tre che ci ha fatto veramente arrabbiare. Quanto brucia perdere un derby così che hai vinto a una manciata di secondi? Allora, se per tre quarti della partita non ci avevi creduto, comunque capivi che magari il divario con la seconda della classe era veramente ampio, perché comunque loro sono secondi in classifica, non per niente, cioè, alla fine c'erano 1000 persone del loro tifo, quindi potevi anche tra virgolette giocare fuori casa, perché loro è sempre un tifo importante, e però nel quarto quarto, per quanto la squadra ci ha creduto e noi della società o il tifo di Imola, pensavi di averla portata a casa, quindi diciamo che ancora adesso è lunedì, ma da venerdì ancora, a me personalmente non è passata, poi dopo 6 mesi riperdi ancora così con un tiro allo scadere sulla sirena. Ehi, un po', sì. Mi è sembrato amare anche il pasticcino del dopo partita, c'è poco da fare. Sì, effettivamente sì. È bruciato, bruciato. Diciamo che secondo me per il nostro coach entrare in conferenza stampa post partita è stata abbastanza pesante come situazione, ma perché comunque se scoccia a me, immagino pensare a un giocatore o all'allenatore, insomma. Quindi capisco che c'era dell'amarezza. Proviamo a sentire questo dopo partita che è stato pubblicato, immagino che lo fai tu direttamente su Facebook, venerdì sera, coach Demis Cavina nel dopo gara di Imola Bologna. Sentiamo. Arriva, Il tempo di io. Peccato perché... perché la parabola del tiro di Mancinelli mi ha cacciato l'urlo in gola. E dovevamo gestire meglio il nostro ultimo pallone, probabilmente cercando di attaccare essendo sopra di due e attaccare in maniera diversa, però la palla è andata al nostro giocatore più esperto negli esterni, più rappresentativo ed è andata così. È un peccato perché abbiamo giocato bene, onestamente abbiamo giocato bene, pur nelle difficoltà. Ci teniamo questo, è pochissimo, ci teniamo questo. Mi dispiace le critiche che a qualche giocatore, sentito anche in primo tempo, ho detto ai ragazzi, noi dobbiamo, dei mogugni, no? Noi dobbiamo capire chi siamo e dove siamo anche a quelli al di fuori di noi e pensare che la squadra stia facendo il massimo. Le ho sentite, mi piace parlarne, mi dispiace parlarne dopo questa partita, ma noi dobbiamo pensare che siamo questi, dobbiamo pensare che stiamo lottando, stiamo cercando di migliorare, stiamo riuscendo a migliorare, stiamo migliorando, abbiamo un obiettivo davanti e per centrare l'obiettivo ci vuole l'unità. Da parte nostra ce la mettiamo sempre tutta, ce l'abbiamo messo tutta e questa sconfitta mi brucia soprattutto per i ragazzi, perché dal primo all'ultimo hanno tutti grande voglia di migliorare, lavorano alla grande e ci voleva questa vittoria, ci voleva nella serata del derby, nella serata del grande recupero, nella serata di questo tipo di partita. Teniamo botta, pensiamo al prossimo allenamento e pensiamo a quello che dobbiamo fare per ammazzare le partite, per vincere le partite quando abbiamo la possibilità. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire oggi, tattica e tecnico ai ragazzi. Domande? Ci
Ci fermiamo qui, Gigi, le domande okay. Le facciamo noi, ma le facciamo a Sofia. Ti chiedo, hai sentito i Mugugni? Sì, però dai, ci sta, capito? Magari se giocavamo a Imola nel palazzetto di Imola ci sarebbe stato più rumore e magari i Mugugni non si sarebbero sentiti. Ecco, magari è proprio mancato questo. Secondo me, giocando a Imola si poteva vincere la partita. Sei d'accordo, Sofia? Quel finale con il pubblico che trasinava ancora di più, il pubblico imolese si è sentito, però a Faenza si sente meno, logicamente. Sicuramente a Palaruggi eri 2-0 per te, era 2 anni che vincevi, però questo non sapevo mai, insomma. È ovvio che se uno dalla serata di venerdì sera si porta a casa solamente i mugugni delle persone, o le persone si portano a casa i propri mugugni pensando questo o quell'altro, o questo può dare di più o questo è scarso, secondo me non ha capito bene quanto e come si allenano questi ragazzi qui in palestra, perché io ho 25 anni, se guardiamo a chi gioca in palestra, chi è in palestra e chi gioca quest'anno, hanno più o meno almeno tutti 3 anni meno di me, e se uno ha 25 anni è ritenuto ancora relativamente giovane, loro sono veramente, veramente giovani, ma penso che l'impegno, cioè, non sia in discussione. Ma neanche il coach poi ha scelto, insieme allo staff tecnico, questi giocatori qui, chi per primo e chi per ultimo, ma li ha scelti guardando e sapendo che tipo di talento hanno. Sicuramente magari sono ancora un po' acerbi, però non stiamo criticando persone che hanno 30 anni e sono questi. Cioè, quando coach Cavina dice la frase "noi siamo questi", cioè, se la mia squadra è quella di venerdì, come ho detto con qualcuno dopo la partita, cioè, io che rappresento il mio ruolo in questo momento la società di Andrea Costa, ne sono fierissima. Spero che il pubblico di Imola o i nostri tifosi, che giustamente sono amareggiati perché noi ne siamo i primi, però che capiscano che talento possono avere i ragazzi e quale spinta poi i nostri tifosi danno effettivamente. Stiamo poi parlando, come hai detto prima, Sofia, di una partita persa allo scadere contro una squadra che è seconda in classifica e ha un gruppo naturalmente più forte, ecco, cioè, sì, cioè, loro hanno fatto una squadra per vincere il campionato. Roster, è inutile. Loro hanno fatto una squadra per vincere il campionato. Noi, il nostro obiettivo a inizio stagione è la salvezza. Un campionato tranquillo. Poi uno spera sempre di guadagnarci qualcosa di più, insomma. Comunque vediamo questa immagine del Palacattani, un bel Palacattani immagine. Pieno, Sì, 3.000 persone. A Ruggi non ci sarebbero state, è inutile. Assolutamente. 3.010 eravamo. 3.010 persone. Le hai contate una per una? No, beh, con l'ingresso con l'ingresso della biglietteria. Beh, più naturalmente gli accrediti o no? Tutto inclusi. Inclusi. Beh, 3.010 persone. Sicuramente a Palaruggi non ci sta. A Imola ce ne stanno 2.000. Esatto. No. Non ci sarebbe stata anche 2.000 perché ti dà un ok per 1.700. Esatto, sicuramente la questura, con il fatto che il Palaruggi è piccolo, ti avrebbe dato le restrizioni di numero. È per questo che poi ti dicono o stringiamo il numero a 1.500 perché dati anche per i problemi sicurezza. Che sono avuti, esatto, per sicurezza, altrimenti lì non vi facciamo giocare, e quindi la scelta poi della società è stata anche per questo. Ricapiterà anche con Forlì. Proprio anche per questioni di ordine pubblico, perché o giochiamo la partita a porte chiuse come è stato lo scorso anno, ricordiamo tutti che per la nostra ultima partita in casa, penultima del campionato, e ci sono state delle lamentele sicuramente, quindi quest'anno o porte chiuse oppure trasferitevi. Guardando gli altri risultati, Gigi, vediamo un Trieste solitario in testa e poi tanto equilibrio, no? Se togliamo la testa e la coda, Rosetto... Anche perché hanno giocato il confronto diretto con Bologna in casa, perciò dovrà andare a Bologna, pertanto quei due più... Però hanno già battuto Bologna, hanno battuto Treviso in questa... Sì, beh, senz'altro è una squadra forte, però è una squadra che può crescere ancora tantissimo, la Fortitudo, secondo me. Mancava di un paio di giocatori importanti, aveva qualche problema. Quindi sarà gara fino alla fine, secondo te? Sì, e poi alla fine se la giocheranno probabilmente loro, però Bologna ha grandi possibilità quest'anno. Per Imola la prossima trasferta invece è nel campo dell'ultima in classifica, Sofia, il Roseto, che è un po' sorpresa laggiù in fondo, no? Sì, effettivamente aveva indovinato il roster per 2 stagioni. Non so bene che cosa capiti, perché io sono abituata a guardare il mio giardino, che ne ho già abbastanza. Però effettivamente sicuramente non sarà una trasferta facile, perché per la legge dei grandi numeri prima o poi uno una partita la vince. Poi è un po' caldo. Esatto, sicuramente hanno una tifoseria comunque
molto molto calda, molto presente, e speriamo di comunque di portare a casa il risultato per la nostra classifica più che altro. Tanto per chi non ha visto la partita, che su DTV è stata trasmessa sabato sera alle 22, ha l'opportunità di rivederla questa sera alle 22, tra poco, al termine del dopopartita, e di vedere naturalmente tutte le scene, qualcosa Gigi si è anticipato, ma bisogna stare lì col fiato sospeso fino alla fine. Fino all'ultimo secondo. E quello che invece mi preme sottolineare, che Sofia sa bene, è che c'era una maglia, forse la possiamo rivedere qualche immagine, nuova, no? Sì, giovedì sera giovedì pomeriggio abbiamo presentato le divise nuove, perché quest'anno Andrea Costa compiendo 50 anni aveva 50 fatto anni di vita, esatto, il doppio della tua una età. Maglia ad hoc, esatto, è vero. E poi è merito suo, ho detto amministratore delegato, sì, hanno detto, è uscito hanno detto quella così. Maglia lì, perciò a questo punto bisogna che sia, oltre che bella, bisogna che sia anche una maglia vincente. Speriamo. Maglia sì, bella per forza. Adesso l'idea poi c'è stata, io ringrazio comunque Macron perché cioè la grafica sponsor l'hanno curata tutto loro, certo. Esatto, che è il nostro sponsor tecnico, poi per la tramatura delle maglie è fatta con una settantina di nomi di personaggi, giocatori e allenatori influenti che hanno fatto la storia, e sia a livello di numeri che di presenze, a partire dal 67 fino adesso, e ringrazio perché in questa ricerca mi hanno aiutato Franco Cremonini e Gianni Zappi, perché comunque io, come hai detto, ne ho la metà di loro anni e non posso sapere tutto, però è stato bello, secondo noi è stato anche un bel modo per ricordare, avremmo voluto metterci tutti, ma purtroppo c'è chi ha giocato più anni e chi di meno, e quindi è stata fatta una scrematura molto accurata, perché Piero Petrini ha gli annali da 67 fino ad oggi, quindi quando è stato chiesto anche il suo intervento, prontissimo. Piero Petrini, che speriamo di avere presto ospiti, l'anno scorso ci ho provato, è difficile convincere Piero a venire, però ci proviamo di nuovo. Perché dopo strapparla. Dopo strapparla. Dobbiamo trattenerlo un po', però è divertentissimo e ve ne accorgerete quando ci degnerà della sua presenza. In realtà quest'anno non l'ho ancora invitato, ecco. Quindi sono in colpa io. Senti, speriamo che questi 70 nomi portino bene già con la trasferta di Roseto e speriamo, con le prossime gare. Comunque la maglia acquistabile? Acquistabile al nostro Macron Point la domenica al palazzetto oppure da noi in sede, insomma, sia personalizzata che non. Il prossimo turno Roseto, Andrea Costa, Imola, Udine, Iesi, questa è una sfida interessante perché Iesi è caduta, Udine è in ascesa, sono tutte e due a 10 punti, Treviso, Verona, quindi siamo là nel Veneto, Ravenna, Piacenza, con un Ravenna un po' clamorosamente in crisi, Infatti ho visto, hanno perso anche ieri in casa di Forlì. Il derby, infatti. Poi abbiamo Bologna-Bergamo, e qui è relativamente facile. Montegranaro-Orzinuovo è relativamente facile, quindi teoricamente potrebbe anche essere una giornata favorevole per Imola. Quella, bisogna però vincere. Se si vince Roseta, si lascia indietro 3, 4, forse anche 5 squadre. Mantova-Trieste e Forlì-Ferrara, altro derby Emiliano Romagnolo di assoluto interesse, perché se Forlì vince rimane là nelle prime 5-6 squadre in alto e mette nei guai Ferrara, che ha soltanto 6 punti ed è nel gruppone del centro. E poi non va dimenticato che nel ritorno recupereremo le partite esterne che si sono giocate in più, perciò sì. Aiuterà senz'altro. Quella del Palacatani però era una gara interna. Sì. Non sì, sempre, era interna. Ci hanno creduto molto i tifosi, ma era interna. Era interna. Allora, noi ringraziamo Sofia che ci ha degnato la sua presenza. Grazie al posto di Patrizio Parato, che purtroppo è bloccato, speriamo sia arrivato per l'allenamento a Imola. La neve ha scombussolato un po' tutti i piani della nostra trasmissione oggi, speriamo di tornare alla normalità lunedì prossimo, anche se l'inverno è appena iniziato. Esatto. E ringraziamo naturalmente Gigi. Quando ci vediamo lunedì Ciao. Prossimo c'è tanta carne al fuoco. Sì. E fra l'altro abbiamo degli interessanti ospiti la prossima settimana, perché li hai cercati tu, non li anticipare, speriamo, che non porta appunto, bene. Speriamo appunto che non continui la neve. Uno squadrone di ospiti anche vincenti, no? Sì. Ne parliamo lunedì prossimo. Grazie Sofia grazie Conti a e grazie a voi che ci avete seguito da casa. Buona serata.